Da martedì 27 ottobre è aperto il nuovo mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo, grazie a cui si può trovare ancor più facilmente la campagna in centro città. Il mercato coperto è a due passi da Piazza Galimberti, il lungogesso Corso Giovanni XXIII 15 bis, all'angolo con i Giardini Fresia. È aperto due giorni a settimana, il martedì e il sabato, dalle ore 8 alle 14. E si aggiunge alle altre iniziative targate Campagna Amica in città, come il mercato all'aperto del sabato in Piazza della Costituzione. Aggiungiamo oggi un tassello importante per la promozione dell'agricoltura locale e del vero Made in Italy qui a Cuneo. Una doppia risposta qui a Cuneo in questo momento soprattutto di pandemia globale, una risposta dell'agricoltura che è capace di essere resiliente, dei nostri agricoltori che sono capaci di reagire con forza alle avversità che la natura ci sottopone, e dall'altra parte una risposta anche alle esigenze dei cittadini che hanno dimostrato in questo paese, in questo periodo, di cercare sempre di più cibo locale, cibo fresco, e quindi qui nel centro di Cuneo una nuova opportunità per potersi approvvigionare di cibo appunto delle campagne di questa bellissima provincia importante per l'agricoltura di tutto il paese. Apre oggi a Cuneo il primo mercato coperto di Campagna Amica della Granda, il secondo del Piemonte. Un impegno preso di Coldiretti di Campagna Amica e una sfida aperta per i produttori agricoli. Sicuramente sì, questo è un mercato sicuramente molto importante per Cuneo in particolare, ma anche per il nostro Piemonte. Noi stiamo costruendo questa progettualità, andremo ad aprire in tutti i capoluoghi di provincia punti come questo, ma proprio per poter generare un'interazione forte tra il territorio, la possibilità per le imprese di presentarsi e la nostra gente, ma sicuramente anche la società. È un momento sicuramente importante, genereremo, speriamo col tempo, anche oggi non è consentito per le situazioni sanitarie, un momento di agorà vero e proprio, dove sia cibo chiaramente prodotto, ma soprattutto cultura e futuro. Il nuovo mercato coperto di Campagna Amica qui in centro a Cuneo è molto più di un luogo commerciale, davvero esprime la cultura del cibo sano, stagionale, oltre che il rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore. Sì, portiamo i produttori del nostro cibo, i nostri produttori di Campagna Amica al centro città, di modo che possano entrare direttamente in contatto col consumatore, portare il loro cibo veramente a chilometro zero e possano portare anche la cultura del cibo direttamente al consumatore. Un consumatore che sempre di più ci chiede prodotto italiano, che sempre di più ci chiede prodotto genuino, e il nostro progetto è quello di mettere in contatto produttori e consumatori e produttori di questo cibo genuino, appunto. Nei locali del nuovo mercato, luminosi e colorati, i primi clienti hanno fatto incetta di prodotti dal campo alla tavola. Sui banchi è un trionfo di colori e profumi, che insieme raccontano la biodiversità dell'agricoltura cuneese e compongono la spesa della quotidianità per le famiglie. Ortofrutta, pane, riso, carne, salumi, latte, formaggi e yogurt. Nocciole, miele, vino. Decine di cuneesi, nel rigoroso rispetto degli ingressi contingentati, hanno visitato e apprezzato l'ampia offerta del mercato coperto, che conta 15 postazioni di vendita diretta destinate ai produttori agricoli. Un mercato
quello di oggi in occasione dell'apertura, affollato ovviamente però nei limiti di sicurezza imposti dai protocolli anti-Covid. I consumatori sembrano apprezzare questo mercato, è d'accordo? Io sono d'accordissimo, è un bel centrale, ben fatto. Lei ha già fatto acquisti oggi? Sì, ho preso il pane, prenderò un po' di formaggio. Complimenti, complimenti. Signora, prime impressioni di questo nuovo mercato coperto? Ottima impressione, direi che è molto molto interessante il fatto che i coltivatori vengano più in centro alla città per dare l'opportunità anche a chi non ha la possibilità di spostarsi verso, diciamo, gli agricoltori, quindi magari nelle valli o in giro, e la possibilità anche agli anziani di poter trovare dei prodotti di buona qualità e tra l'altro un prezzo veramente interessante. Grazie. Presenti all'apertura del mercato per il tradizionale taglio del nastro, molti rappresentanti di istituzioni ed enti locali che hanno sostenuto l'iniziativa. Una giornata importante è quella di oggi per la città di Cuneo e per le attività produttive tutte. Sì, in un momento buio è assolutamente un raggio di sole questo, perché siamo ovviamente all'indomani di quello che sancisce il nuovo DPCM, che mette in ginocchio dal punto di vista figurativo quelle che sono le nostre attività commerciali con le restrizioni di apertura di orario. Oggi questa apertura, questa inaugurazione che era già programmata, è veramente un raggio di speranza rispetto a quelli che saranno i prossimi mesi che dovremo vivere tutti nell'ottica della responsabilità e che ci traghetteranno al di fuori di questa pandemia. Anche la Camera di Commercio oggi non ha voluto far mancare la sua presenza in occasione dell'inaugurazione del nuovo mercato coperto di Campagna Amica. Una giornata di speranza quella di oggi. Sì, una bellissima iniziativa quella che avete messo in campo oggi, intanto perché riavvicina e dà il giusto accento a quelli che sono i veri protagonisti, cioè i coltivatori, quelli che, come è nello slogan, creano l'origine delle cose. Portare questo mercato in centro della città è davvero un momento fondamentale, avvicina la cittadinanza non soltanto alle persone ma anche ai consigli che si possono ricevere e principalmente fa vedere, ci mettono la faccia tutti quei coltivatori che in questo momento producono queste grandi eccellenze. Quindi un ritorno dal social network all'agorà del food. Il nuovo mercato coperto di Campagna Amica qui a Cuneo è realizzato in collaborazione con l'associazione Agrimercato Cuneo, che ancora una volta è in prima linea a sostegno delle produzioni locali e ovviamente degli imprenditori agricoli. Sì, stamattina una grande soddisfazione, dopo tanto lavoro in questi anni per organizzarci assieme alle aziende, offrire il meglio dei prodotti della provincia ai consumatori, dopo averli invitati a venire nelle nostre aziende, dell'averli invitati a partecipare ai mercati all'aperto, questo spazio al chiuso, al coperto, quindi al centro, nel cuore di Cuneo, diventa un passo ulteriore importante per far incontrare i consumatori con il meglio della produzione agricola della nostra provincia. Quindi un invito veramente a tutti a venire a vedere, a conoscere i produttori, a venire a provare questi prodotti e a sostenere questa iniziativa che è davvero un po' un momento, un segnale importante in questo momento difficile che stiamo attraversando, vorrei dire quasi una luce che speriamo di rafforzare il più possibile.